Salve a tutti amici di World News, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo la recensione dell'aggiornamento a Jelly Bean per Samsung Galaxy S Advance. Come possiamo vedere già dalla lock screen ci sono i primi cambiamenti grafici. Lo sblocco avviene attraverso questa specie di anelli, ma non è disponibile l'effetto acqua in crespatura dell'acqua che è disponibile su Galaxy S3. Però vediamo qui in basso, sono comunque presenti i tre collegamenti rapidi alle nostre tre applicazioni che possiamo scegliere dalle impostazioni per poterle utilizzare in modo rapido. Sblocchiamo lo smartphone e ci troviamo davanti alla nuova home. Questa home presenta il widget di AccuWeather, quello nuovo, con la nuova applicazione che è questa, vedete, con tutte i vari giorni, il widget della ricerca vocale di Google con Google Now e le nostre varie applicazioni ovviamente personalizzabili. Lo smartphone si muove molto molto fluido. Andiamo a vedere subito le impostazioni, perché ovviamente parliamo di Android 4.1.2 Jelly Bean, la versione della banda base, la XXLQG, che è la versione ufficiale per l'Italia. Questa versione è disponibile sia tramite Odin, quindi per aggiornamento manuale, o per aggiornamento automatico tramite KeyS sul computer. Non a due giorni dal rilascio ufficiale in Italia, non è ancora disponibile la versione via OTA. Ho letto che a veramente poche persone è arrivato, quindi non è ancora disponibile via OTA. Un altro trucchetto che vi consiglio per velocizzare lo smartphone è nella sezione opzioni sviluppatore. Scorriamo in fondo e limitiamo i processi in background a 3 processi. Quindi così avremo uno smartphone molto più fluido in tutte le varie operazioni. Io, dopo aver aggiornato via KeyS in modo ufficiale, ho fatto un reset di fabbrica, perché avevo molti impuntamenti anche su operazioni molto semplici, quindi ho voluto fare un reset di fabbrica. Vedete che lo smartphone si muove in modo molto rapido, e anche nel drawer delle applicazioni non ci sono particolari problemi. Menu che è ulteriormente cambiato, perché abbiamo una sezione applicazioni in cui ovviamente abbiamo tutte le nostre applicazioni, una sezione widget in cui sono disponibili tutti i widget da poter inserire sulle varie home, e in ultimo questo segnetto del download con tutte le varie applicazioni da noi scaricate. Facciamo un rapido tour dello smartphone. Andiamo nel telefono, siamo sull'iOS telefonico, e vedete che l'interfaccia è uguale a quella presente su Galaxy S3 e anche Galaxy S4. E ovviamente è disponibile la ricerca rapida in rubrica. Qui c'è il registro delle chiamate, dei messaggi inviati, i nostri contatti preferiti e la rubrica. E adesso copro per privacy, vi faccio vedere messaggi. E vedete qui in alto ovviamente si inserisce il destinatario, e qui si inserisce il messaggio. Io in questo momento non sto utilizzando la tastiera preinstallata con l'aggiornamento a Jelly Bean su questo terminale, perché non mi piace molto a me personalmente, e vi consiglio di scaricarvi l'applicazione, quindi la tastiera SwiftKey. Ora passiamo a vedere la fotocamera, che anche questa ha subito dei miglioramenti. Andiamo subito sulla parte fotografica. Vedete qui che sono praticamente rimasti invariati i collegamenti, ma è disponibile uno zoom 4x che prima non era presente nell'applicazione fotocamera. Zoom che è presente anche nella registrazione dei video, e che è possibile utilizzarlo durante la registrazione, quindi cosa molto molto comoda. Ovviamente se un zoom digitale non ha una gran qualità. Ora faccio vedere la galleria, faccio vedere su
degli sfondi che ho scaricato. Galleria che è molto fluida, come potete vedere. Vedete, il pinch to zoom è molto, molto fluido, questa animazione che lo rende un pelino più gommoso, possiamo dire così, lo zoom, ma non ha particolari impuntamenti. Il lettore musicale ha la stessa interfaccia di Galaxy S3 con quindi i nuovi toggle e la nuova interfaccia, appunto. Ora possiamo vedere il browser internet. Andiamo su un sito, andiamo su CorrierellaSera.it. Lo sta aprendo in versione mobile. È possibile scegliere la visualizzazione desktop e quindi la pagina verrà ricaricata e verrà riconosciuto lo smartphone come fosse un PC, appunto. Il caricamento è più lento anche perché la mia rete wifi non è molto veloce. Ecco, adesso ho terminato il caricamento e vedete che nel browser però sono su siti molto pesanti. Vedete che sono anche il pinch to zoom, finché non ha renderizzato per bene la pagina, è abbastanza scattoso e abbiamo perso, vedete, molta fluidità rispetto all'aggiornamento di Gingerbread, che era con cui veniva venduto lo smartphone. Chiudiamo il browser e vediamo il multitasking, che presenta tutte le varie applicazioni che possono essere chiuse scorrendole di lato, ma qui vediamole tutte. È disponibile il scusatemi, il gestore delle attività, e qui è disponibile le schede di Google Now, vedete, eccole qui con le nostre schede personalizzabili, e ovviamente è possibile fare la ricerca. Che dire di questo aggiornamento? Questo aggiornamento, se viene fatto un reset allo smartphone oppure da recovery vari wipe, viene molto fluido, quindi è fluido anche fare un reset delle impostazioni, ma se volete fare i wipe siete sicuri di avere uno smartphone molto fluido. Nell'applicazione YouTube o nella riproduzione di video in generale, molte persone hanno detto di avere dei problemi per quanto riguarda la riproduzione che va a scatti. Io personalmente non ne ho avuto, ho fatto l'aggiornamento via Gears e non ho avuto particolari problemi. Questo era l'aggiornamento Jelly Bean per Galaxy S Advance. Io vi mando un abbraccio e un saluto da Christian per WarNews.com.